bosco è più piccolo. Ci sarò, ma... Bosco urbano, foresta e montagna naturale. Beh, io sono più per la foresta. Domanda apparentemente semplicissima, per niente facile. La foresta, secondo me, in Europa ormai rimane solo nell'immaginario, perché comunque l'antropizzazione è talmente spinta che ci sono certamente delle aree ancora rimaste naturali e non, dove non si svolgono attività umane. Nel bosco ci sono i caprioli. Il bosco è più sfruttato, la foresta è più selvaggia, diciamo. La foresta è più estesa possibile. Più bello. Non so cosa dire. Sostenibilità, che la foresta si cerca di mantenerla viva, il bosco viene smantellato con più facilità. Non saprei dire altro. Un bel dilemma. Direi foresta, perché è più selvaggia e l'uomo non vi ha ancora messo mano. La foresta, non lo so. Il bosco c'ha le piante piccoline, la foresta c'ha le piante grandi. Non lo so. Dopo! È un argomento difficile questo. In realtà esiste una differenza tra bosco e foresta. Non tutti concordano nel modo di interpretare il bosco e la foresta. La foresta primigenia, prima dell'intervento dell'uomo, quello che era, è la massima complessità strutturale, la massima ricchezza biologica. Non c'è spazio ecologico che non sia occupato. Il bosco è un qualcosa di legato all'uomo, deriva dall'uomo. Senza l'uomo il bosco non c'è. Il bosco è una risultante, il più delle volte, non di una creazione dell'uomo, come sostengono alcuni, ma è una destrutturazione della foresta. La cura del bosco è affidata un po' a tutti, è affidata a chi se ne vuole occupare. È un'esigenza, come tutte le esigenze credo sia un'opportunità, una fonte di possibili lavori, come tutte le esigenze. Se qualcuno si vuole cementare in questa avventura, credo che non faccia una brutta scelta. Se non